Buonasera, buonasera a tutti coloro che ci seguono da remoto, secondo ormai una lunga tradizione, diciamo, oltre un anno ormai, tutti siamo costretti a lavorare e seguire in questo modo. Intravediamo finalmente la fine del tunnel, ma insomma, intanto ci siamo ancora dentro e continuiamo a lavorare in questo modo. Io ovviamente un saluto particolare a fare alle nostre ospiti questa sera, Denise Ripamonti e Pilar Maria Guerrieri, grazie di cuore. Questo è uno incontro che si sviluppa nell'ambito di una collaborazione con Italia Asia Casa Cultura, che va avanti da anni. E da anni stiamo producendo un'immersione dentro le culture dell'Asia che io ritengo personalmente affascinante. Quest'anno abbiamo scelto assieme di focalizzare la questione sulle grandi città dell'Asia. E la cosa ha avuto un tale riscontro nella comunità scientifica che ruota intorno a Italia Asia, che siamo già nelle condizioni di dire che ci sarà un raddoppio anche l'anno prossimo. Continuerà quindi questo percorso dell'Asia, perché beh, a parte che l'Asia è immensa, le grandi città affascinanti sono tante, ma perché in realtà c'è stata una spinta di tanti studiosi per dire, dare il loro contributo ad aiutare la conoscenza di questo. Con questo incontro di oggi, che se non vado errato è il terzo di questo ciclo di quest'anno, se non vado errato, noi affrontiamo una grande questione, le città dell'India. E quindi per discutere abbiamo con noi Pilar Maria Guerrieri, io devo dire, sono sempre affascinato, io ho sempre trovato anche difficoltà a trovare studiosi che ci aiutassero davvero a penetrare quella realtà. Quando, per questo sono molto curioso di ascoltare attentamente quella che è, fin dei conti, non so bene se l'India in questo momento ha superato la Cina come numero di abitanti o no, ma per dire insomma che stiamo parlando di una nazione di enorme rilevanza geopolitica, enorme, non è più solo una civiltà che ci appassiona, ci intrigue, è diventata una realtà geopolitica di immensa rilevanza che dobbiamo riuscire a conoscere, capire bene, è un dovere riuscire a conoscere e capire bene. Anche per questo, quindi, il contributo che ci darà oggi Pilar Maria Guerrieri è guardarlo sempre in questa duplice chiave: l'interesse in sé della questione che affronta, lo sguardo sulla città, ma dietro riflettere. Stiamo parlando di una nazione che sta diventando uno dei grandi protagonisti dello scenario globale. Ecco, detto questo, io non aggiungo altro. La discussione sarà condotta a nome di Italia Asia da Denise Ripamonti. Denise, grazie di cuore, grazie a tutta Italia Asia, grazie a Susanna, animatrice instancabile di questi incontri, e grazie a te, e do a te la parola per condurre questo incontro. E grazie ancora a te e a Pilar. Grazie, grazie Ferruccio. Allora, buonasera a tutti e benvenuti al terzo incontro di Asia in città, storia, cultura e società di paesaggi urbani in trasformazione. Questo è un ciclo organizzato, appunto, come diceva Ferruccio, dal Centro di Cultura Italia Asia in collaborazione con la Casa della Cultura, che noi ringraziamo molto. Ricordiamo che attraverso questo ciclo di incontri Italia Asia ha voluto creare dei momenti di approfondimento dedicati alle grandi città asiatiche, in particolare ai processi di trasformazione che nel corso del tempo hanno ridisegnato i paesaggi urbani più noti, di alcuni paesi dell'Asia. L'intento quindi è quello di conoscere insieme, più da vicino, la storia e le culture urbane di queste città e quindi soffermandoci in particolare sull'implicazione di questi cambiamenti dal punto di vista sociale, politico ed economico per le società attuali. Nell'incontro di oggi si parlerà di Delhi, quindi la capitale dell'India, e lo faremo con Pilar Maria Guerrieri, a cui do il benvenuto con grande piacere. Ciao Pilar. Pilar è una storica dell'architettura e nel corso delle sue ricerche si è occupata della storia della città di Delhi, del periodo coloniale, post-indipendenza, e in particolare si è occupata dell'impatto della cultura britannica e americana sull'architettura e la pianificazione urbana della città. I suoi progetti di ricerca mirano a indicare lo sviluppo delle megacittà e gli effetti delle ibridazioni culturali, ponendo particolare attenzione al significato dei concetti di tradizione, di identità e di patrimonio. Pilar ha conseguito un dottorato di ricerca in composizione architettonica
al Politecnico di Milano in collaborazione con l'INTAC, che è l'Indian National Trust for Art and Cultural Heritage di New Delhi, e la Westminster University di Londra. Ha insegnato storia e teorie dell'architettura e degli insediamenti umani presso la Goenka University di Delhi. Oggi è ricercatrice per l'Ambedkar University, sempre di Delhi, e docente di storia dell'architettura presso il Politecnico di Milano. È autrice di diversi articoli e di due libri molto interessanti che io consiglio vivamente al pubblico che ci segue. Il primo libro è Maps of Delhi, che è stato pubblicato dalla Niyogi Books nel 2017, in cui Pilar analizza quindi l'evoluzione della città di Delhi attraverso una raccolta di mappe storiche dal XIX secolo fino al master plan del 2021. Si tratta di un libro che non solo è molto interessante, ma è un libro davvero molto molto bello per il ricco apparato cartografico e fotografico. È un libro che offre, diciamo, la prima sistematizzazione e collezione ordinata delle mappe storiche di Delhi, usando anche del materiale inedito. Noi di Tagliate abbiamo avuto il piacere di recensire questo libro non appena è stato pubblicato e abbiamo appunto pubblicato questa nostra recensione nella rivista pubblicata dal centro, che è Quaderni Asiatici. Il secondo libro di Pilar, anche questo molto interessante, è questo, spero lo vediate. Si intitola Negotiating Cultures, Delhi's Architecture and Planning from 1912 to 1962, pubblicato dalla Oxford University Press nel 2018. In questo libro Pilar si occupa sempre di storia urbana di Delhi, ma si sofferma in modo particolare sul tema dei processi di ibridazione culturale tra l'India e le altre culture in relazione allo sviluppo dell'architettura locale e della pianificazione urbana di Delhi tra il 1919 e il 1962, quindi si sofferma su un periodo importante della storia dell'India, che sia il momento di transizione dal dominio coloniale britannico a paesi indipendenti, quindi da una prospettiva di storia urbana, ma appunto offrendo quindi anche una riflessione sulla storia contemporanea di Delhi e dell'India. Quindi sicuramente questi due libri sono due contributi molto importanti che, come dicevo prima, appunto consiglio vivamente. Nel suo intervento di oggi, dal titolo Nelle visce di una megacittà asiatica, storia urbana di Delhi, Pilar ci porta quindi nel cuore della capitale dell'India, ripercorrendo la storia urbana della città di Delhi dal XIX secolo fino ai giorni nostri. Quindi attraverso cartografie e documenti raccolti in archivi sia pubblici che privati, nel corso del suo lungo lavoro di ricerca sul campo in India, Pilar metterà in luce le relazioni esistenti tra pianificazione urbana e fatti economici e sociopolitici, per mostrare come eventi che all'apparenza ci appaiono quindi lontani dall'ambito dell'architettura hanno in realtà contribuito alla costruzione dell'immagine e dell'identità di questa megalopoli dell'Asia. Dopo questa introduzione voglio lasciare quindi la parola a Pilara, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, e buona continuazione al pubblico. Grazie. Grazie tante, Denise, per l'invito. Ringrazio appunto anche Ferruccio e Maurizio, la Casa della Cultura e appunto il Centro di Cultura Italia-Asia per avermi invitato a condividere l'esperienza straordinaria che ho avuto in India e a Delhi. Però adesso vi condivido lo schermo così che possiate vedere la presentazione che ho preparato per voi. Ecco. Dovreste riuscire a vederla. Ecco, sono veramente molto contenta di partecipare a questo ciclo, diciamo, Asia in città, e quindi avere l'occasione di raccontarvi della città di Delhi. Infatti l'intervento di oggi, come anticipava Denise, si concentra sulla città di Delhi e sulla sua storia, sul suo sviluppo. Anche perché dovete un attimo mettervi nei miei panni, che all'età di 21 anni, ormai 22, avevo deciso che Delhi era un oggetto del mio interesse proprio per questi grandi scambi tra culture che ha avuto nei secoli, e che piano piano avevo maturato una curiosità nell'andare a Delhi, però ovviamente non essendoci mai stata,
ho dovuto contattare Michael Guglielmo Torri, che poi è un noto storico dell'architettura indiana, chiedendogli un consiglio su chi poteva eventualmente essere il mio mentore nella città di Delhi, e mi aveva soltanto dato un'email di questo professor A.G. Krishna Menon, che è un celebre architetto indiano. Quindi diciamo che tutto è cominciato da una semplice email mandata a questo docente indiano, nel quale spiegavo che mi sarebbe molto piaciuto andare a Delhi a così studiare la città. Ovviamente questo docente mi ha stato molto gentile, mi ha risposto, cosa che non era assolutamente scontata, e mi ha dato appuntamento a Heidelberg, dove ho passato 5 giorni intensi a cercare di convincerlo che ero davvero interessato ad andare a Delhi e che non avrei fatto come molti studiosi stranieri fanno, ovvero sarei andata a Delhi per qualche settimana, qualche mese, poi sarei tornata in Europa scrivendo di Delhi senza effettivamente averla vissuta dall'interno. In questo incontro a Heidelberg mi fece promettere che avrei passato come minimo degli anni a Delhi e che se non avessi passato degli anni avrei di fatto rischiato di scrivere delle grandi fesserie sull'India. Quindi dopo questa promessa io ho iniziato la mia avventura e ci ho passato praticamente 10 anni prima dell'avvento del Covid. Quindi è un'esperienza totalizzante, perché appunto dal non essere mai stata in India, non averci mai messo piede, al passarci 10 anni praticamente consecutivi, insomma devo dire un'esperienza molto intensa. Però appunto non solo intensa dal punto di vista dello studio, perché studiare a Delhi è una vera e propria impresa, che poi magari più avanti vi racconterò qualche vicenda, ma anche proprio per la vita, nel senso ho vissuto proprio con una famiglia indiana e con uno storico indiano e con un'attivista femminista indiana, poi pluripremiata dal governo, quindi in un mondo culturale estremamente vivace. Quindi appunto sono diventata una storica poi fondamentalmente di Delhi, vivendo all'interno di una famiglia indiana e spendendo praticamente 10 anni della mia vita tra l'India e poi l'Inghilterra, quindi gli archivi indiani. Quindi diciamo un'esperienza che mi sta particolarmente a cuore e che infatti oggi quando vediamo India e pensiamo a Delhi vediamo queste immagini che purtroppo sono fortemente sottostimate rispetto a quella che è la realtà di questa megacittà. Infatti tanti amici hanno perso i genitori, hanno molti architetti indiani, anziani però insomma in buona salute, sono morti in questo periodo. Quindi diciamo è un fattore estremamente drammatico per qualcuno che poi effettivamente l'India la sente un po' come casa propria. Quindi in grave difficoltà, una grave difficoltà che poi deriva anche da una serie di condizioni proprio di organizzazione della città e di organizzazione sociale che ha anche portato diciamo, alla degenerazione di questa crisi Covid che vediamo oggi nei giornali. Infatti la città di Delhi, come la città di Mumbai o le grandi città, le grandi megacittà che sono poi degli ultimi 10 anni sono stati il trend continuamente in crescita dell'India, sono quelle che sono state più colpite dalla situazione attuale. Mi interessa appunto farvi vedere qual è la condizione delle città indiane. Appunto le città indiane storiche in particolare hanno la caratteristica di avere un tessuto urbano estremamente denso, che ovviamente ha favorito la pandemia, il diffondersi della pandemia proprio per questa vicinanza, non solo appunto per il numero di persone, si parla di 1.4 miliardi di persone, quindi comunque un numero altissimo, e vedendo le statistiche il numero è sempre crescente e crescente nelle aree urbanizzate. Infatti uno dei drammi attuali dell'India è proprio che nelle zone diciamo più rurali e quindi anche ricchissime dal punto di vista per esempio delle attività artigianali di tutti i tipi, piano piano si stanno spopolando dei giovani che ultimamente negli ultimi 10-20 anni hanno visto nelle aree urbane una sorta di sogno per trovare appunto lavori migliori piuttosto che una speranza diciamo di guadagno che non era intravista nelle aree rurali. Quindi diciamo in queste aree urbane, tra cui Delhi appunto essendo la capitale è sicuramente il centro,
fondamentalmente si sono, diciamo, piano piano concentrate la maggior parte delle persone. Qui vedete alcune immagini storiche, quindi l'India, insomma, non solo un luogo nel quale ad oggi vediamo questi drammi, ma anche il luogo di questi meravigliosi forti. Ecco qua, per esempio qua vediamo già il Jaisalmer, quindi queste sono foto che ho fatto. Ho girato l'India in lungo e largo in 10 anni e devo dire che appunto ciascuna, si parla di tante Indie quando si parla di India, cosa che nel momento in cui sono arrivata non riuscivo a capire che cosa significasse. È vero, ogni regione, ogni tot chilometri, di fatto in India cambia tutto, cambiano il modo di acconciarsi i sari, cambia la maniera di mangiare, di utilizzare le spezie, il tipo di uso dei materiali, per esempio, la lingua, ci sono appunto più di 3.000 dialetti, una cifra spropositata. Quindi in qualche modo l'India ricorda un po' l'Italia per varietà, insomma, quando si parla di Italia si parla di regionalismi, abbiamo questa diversificazione. Ecco, in fondo forse anche per certi valori l'India e l'Italia hanno poi degli aspetti che le accomunano, tra cui questa forte e ricchissima cultura. Le haveli, per esempio, erano un sistema di abitazione a corte, che erano proprio un modo di vivere dove si viveva insieme, con le persone appunto che aiutavano in casa, si viveva insieme perché nelle haveli magari c'erano delle botteghe al piano terra e così via. Quindi diciamo una vita molto intensa anche dal punto di vista della vicinanza tra diverse parti della società, quindi non soltanto appunto persone che aiutano e appunto proprietari dell'abitazione, ma anche appunto strati di famiglia diversi che vivono insieme, giovani, meno giovani, quindi 3-4 generazioni che convivono negli stessi spazi. Questo potete immaginarvi che cosa significa dal punto di vista della diffusione del virus in questo caso. Ovviamente è una cultura ricchissima dal punto di vista del gusto, un gusto completamente diverso dal nostro occidentale. Infatti tutta la cultura indiana, bene o male, ha un grande amore per quella che è la sovrabbondanza della decorazione, che poi arriva da tempi molto antichi. Insomma, questo tipo di decorazioni sovrabbondanti caratterizzano l'India sin dal periodo pre-indo-islamico fino appunto anche il periodo islamico, prima dell'arrivo dei colonialisti britannici. Quindi diciamo un gusto spiccato che rende appunto la tradizione indiana particolarmente riconoscibile. Ovviamente, come vedete, anche un diverso modo di vivere la città, di conservare, quindi l'India di per sé ha un modo diverso di concepire, per esempio, il tema della tradizione. Cioè, in Italia è tanto scontato l'idea della conservazione, per esempio, dei monumenti. In India il tema della conservazione dei monumenti, insomma, ha per una parte una sorta di eredità britannica, con quello che è considerato l'Archaeological Survey of India, ma poi c'è tutto un altro filone, per esempio quello di INTAC, con il quale ho fatto il dottorato, per il quale appunto la cosa importante forse non è mantenere la materia, mantenere il manufatto intatto, ma forse mantenere per esempio l'artigianato, mantenere quelle capacità di riprodurre l'edificio e quindi utilizzare l'edificio, renderlo utile alla comunità, che appunto è molto presente, ci sono tante persone, c'è tanto bisogno di utilizzare quegli edifici. Quindi idee completamente diverse che ti travolgono nel momento in cui arrivi. Tema della povertà, ovviamente tema sempre, giusto per entrare, anche guardare il virus che noi, con cui siamo stati tanto a contatto quest'anno, guardarlo in una prospettiva diversa. Ovviamente tante persone che vivono in insediamenti non autorizzati, come per esempio slum e questo tipo di abitazioni precarie, che ovviamente caratterizzano una buona parte degli insediamenti urbani. Infatti
giustamente difficile calcolare quante sono effettivamente le persone a Delhi, così come è difficile calcolare quanti sono i morti che stanno al momento caratterizzando la città, proprio perché appunto questi insediamenti informali non consentono di capire esattamente la dimensione del danno, come non è possibile calcolare se la città di Delhi sia di 21 milioni di abitanti, 23 milioni oppure molti di più. Ovviamente il fattore religioso ha anche una caratteristica fondamentale non solo per caratterizzare la città, ma anche il modo di vivere, anche l'approccio rispetto al fatto che l'India sia molto spirituale, fa sì che la spiritualità, l'idea che ci sia qualcuno che protegge, fa sì che appunto certe metodologie preventive, per esempio della diffusione del virus, non siano state applicate. Ovviamente pensate al Kumbh Mela. Il Kumbh Mela è probabilmente una delle manifestazioni culturali più significative che siano mai che esistano appunto al mondo, dove tante persone si incontrano per immergersi nel fiume Gange e per appunto avere una sorta di momento di purificazione dell'anima. Potete immaginare che cosa succede nel momento in cui hanno accettato di mantenere il Kumbh Mela, e quindi milioni di persone che si sono ritrovate, come in questa fotografia, tutte assembrate nella fede, e che ovviamente ha favorito la situazione drammatica che sta vivendo adesso l'India. Qua appunto vediamo, ci sono tante religioni, non soltanto l'induismo che caratterizza il Kumbh Mela, ma anche ovviamente buddismo, musulmani, Sikh, insomma tutte queste religioni o filosofie, come le vogliamo chiamare, di fatto caratterizzano l'India, caratterizzano gli edifici, caratterizzano i modi in cui le persone appunto vivono gli spazi. Appunto, c'è sempre un'occasione, ogni occasione è buona per festeggiare una divinità, per esempio induista, agli angoli delle strade. Sono così tante le divinità induiste che non si sa appunto dove, non si sa più dove metterle, ogni festività. Insomma, nella mia esperienza indiana, anche a scuola, essendoci tutte queste religioni e credenze diverse, di fatto, insomma, Modi ha un po' minato questa libertà, ma insomma, diciamo che tendenzialmente tutte le religioni erano molto ben volute, e quindi anche a scuola ogni settimana c'era l'occasione di festeggiare per qualche santo o per qualche divinità di qualche genere, quindi ero molto stupita di quanto fossimo di fatto in vacanza. C'è una parte, piccola parte, di cristiani che però di fatto sta al sud più che in altre parti, ed ecco che ovviamente le occasioni di assembramento sono le più variate, quindi non soltanto l'occasione legata al Kumbh Mela, ma appunto anche nel banale bazar, quindi nel mercato tradizionale, troviamo questo tipo di situazione. Traffico, appunto la regola nel traffico di Delhi era quello di non avere regole. Avevano messo a Delhi un divieto per cercare di limitare l'inquinamento, che è stato a livelli terribili per moltissimo. Era l'unico beneficio del Covid a Delhi, è il fatto che ha diminuito l'inquinamento, che rendeva l'aria completamente irrespirabile. Tra l'altro tutti questi problemi polmonari che comporta il Covid sono di fatto anche aggravati dal fatto che l'inquinamento a Delhi, giusto per darvi una misura, quando l'inquinamento arriva a 80 a Milano, tutto dovrebbe in realtà fermarsi, si considera essere una situazione a rischio. Intorno al periodo di Diwali, ottobre-novembre, a Delhi, tra i fuochi d'artificio, tra i fumi che arrivano dalla bruciatura dei campi e così via, si arriva a 900, 1000. Quindi da 80, che per noi è a rischio, arrivare a 1900, potete immaginare che cosa succede all'aria. Cioè, io non riuscivo a vedere l'edificio davanti. Ecco, in questa situazione drammatica avevano in qualche modo imposto il fatto che le macchine pari e dispari potessero girare a giorni alterni, e chi poteva si è comprato, a seconda che avesse macchina pari o dispari, la macchina mancante. Questo vi dice un po' la mentalità anche del luogo, quindi completamente indisciplinato
poi nella bellezza dell'indisciplinato, perché appunto parte della democrazia sta proprio anche nel fatto che si possa fare quello che si vuole fare. Tuk tuk, vite, appunto, le cose più strane obiettivamente si vedono in India, quindi si passa dalle zone del deserto a quelle più, più verdi. Ed ecco che mi torno a Delhi, però mi interessava farvi questa premessa perché appunto il mondo indiano è un mondo estremamente complesso, estremamente variopinto, che di fatto è interessante capirne un po' le sfumature, le complessità generali prima di addentrarci appunto in delle, in, in delle descrizioni che vi farò di mappe di legate a una città soltanto, ma è proprio una mentalità generale che è molto lontana dalla dalla nostra, quindi proprio per questo anche più forse estremamente affascinante. Questi sono i due libri di cui vi parlava Denise, quindi cercherò di riprendere parzialmente alcuni dei, delle immagini o parte della mia ricerca per farvi vedere che cosa è successo, come si è sviluppata questa città. Ecco, sempre nell'ottica di farvi comprendere, perché appunto è interessante la storia di Delhi, ma è anche interessante capire in che atmosfera si è sviluppata questa ricerca, perché appunto non esisteva, giustamente Denise ha detto, questo Maps of Delhi è una prima raccolta di mappe. Infatti, nell'ottica di una straniera arrivata a Delhi che non sapeva nulla della città, io mi sono trovata fortemente in difficoltà nel raccogliere materiali e nel riuscire a capire come si fosse sviluppata la città. Tanto che appunto parlando con vari docenti, con varie persone, cercando testimonianze, avevo le informazioni più contrastanti, cioè non riuscivo a venire a capo di una versione soltanto, perché appunto qualcuno parlava di una determinata data e di un determinato evento e qualcun altro spostava l'evento o la data in un altro momento, in un'altra situazione. Quindi per uno studioso, nel momento in cui vuoi fare un lavoro accurato, diventava estremamente difficile trovare il filo conduttore e alcuni, diciamo, milestone, alcuni pietre miliari sul quale ancorare l'intero ragionamento. E ovviamente passavo giornate all'interno di questi archivi dove appunto il più celebre è stato questo archivio dell'SPA, dove si entrava nell'archivio, trovavi dei libri, consultavi i libri, li rimettevi a posto, il giorno dopo questi libri non c'erano più. Allora, dopo qualche tempo, chiedi alla bibliotecaria come è possibile che questi libri spariscano, chiedi a uno studente, insomma, si viene a capire che appunto questi libri venivano consultati e poi gli studenti nascondevano i libri per ritrovarli il giorno successivo. E questo metteva completamente in subbuglio l'ordine di tutti questi documenti, quindi poi ho dovuto anch'io a mia volta prendere e trovare i libri passando scaffale per scaffale, poi nasconderli a mia volta, perché non c'era altro modo per riuscire a ritrovare il libro il giorno dopo. Questo vi dà la misura anche di confronto rispetto magari a lavorare in un contesto come la British Library, dove invece ordini un libro e quel libro sta là per i giorni che ti servono, quindi non devi rifare ogni volta lo stesso lavoro. Quindi appunto un mondo molto diverso. Le mappe erano, diciamo, lo strumento. Da me avevo selezionato, individuato le mappe come lo strumento, diciamo, cardine di tutta la ricerca, in modo tale da avere, diciamo, dei punti fissi per riuscire a capire questa evoluzione, date e eventi che, diciamo, combaciavano tra di loro. Io cerco di farvi una sorta di percorso dell'evoluzione di Delhi dall'inizio un po' fino all'epoca contemporanea e quindi mi distanzio un po' dal secondo libro che si concentrava proprio sul periodo di transizione. Ho trovato molto interessante il passaggio dal periodo coloniale al periodo dell'indipendenza, quindi diciamo che il secondo libro è più specifico, forse più diciamo accademico in senso stretto. Come vi dicevo, Delhi è una megacittà perché conta, diciamo, una tra le, tutte le megacittà si concentrano fondamentalmente in Asia, appunto probabilmente anche per la densità di popolazione, e appunto il numero, si parla di 23 milioni per New Delhi, però appunto il numero è sempre da prendere con le pinze perché bisogna considerare tutti quegli insediamenti informali da cui è molto difficile prendere appunto sapere esattamente quante persone effettivamente nascono, muoiono e vivono all'interno di quelle parti di città.
Quindi cercherò di mostrarvi, appunto, come dicevo, delle mappe, delle carte dalle quali partire nel racconto. Questa mappa è interessante, è una, diciamo che c'è una grande disputa anche, diciamo, nel periodo iniziale, quindi nel cercare di capire come è nata Delhi, c'è grande confusione perché vari storici, vari studiosi parlano di più città di Delhi, alcuni parlano di 7, altri parlano di 9, altri di 11, di 12, quindi non solo si parla di tante città, che appunto il tema della tante città è una certezza, però quante siano effettivamente non è chiaro. E poi i nomi delle città si modificano, un po' per le diverse pronunce, un po' per il fatto che chi magari trascrive sbaglia nello scrivere oppure prende un'interpretazione piuttosto che un'altra. Sta di fatto che non troviamo mai nelle cartografie, non si trovano mai i nomi con esattamente la stessa dicitura. E ovviamente questo mette in grave crisi lo storico che non sa a un certo punto che nome selezionare come corretto. Ovviamente questa è una mappa, diciamo un caposaldo, che è le Seven Cities of Delhi, che si trova nel libro The Seven Cities of Delhi di Gordon Risley, che appunto fa vedere bene o male 7 città. Infatti 7 città, diciamo, è un numero di riferimento perché 7 sono le rovine che si possono ancora vedere oggi di Delhi. Quindi c'è chi parla che ce ne fossero di più di queste città, però sicuramente erano 7. E come vedete qua ne vedete un po', per esempio Siri, Janapa, Old Delhi, Tughlakabad, e poi qui una sorta di affastellamento, Firozabad, City of Shershah e Shahjahanabad. Ovviamente l'idea era che ci fossero tante città, proprio perché i nuovi, diciamo, governatori, Delhi è stata storicamente la capitale dell'India, e pare che i governatori, per una sorta di superstizione, non volessero, diciamo, crescere all'interno o espandere una città che era stata fatta da un regnante precedente. E quindi da qui nasce l'idea di costruire una nuova città di fondazione. Le mappe di Delhi si trovano anche durante il periodo indo-islamico. Ricordiamoci che appunto l'India ha una forte influenza islamica prima dell'arrivo degli inglesi, giusto per darvi così un riferimento. Diciamo che intorno al 200, 1200 arrivano a Delhi in maniera prepotente gli islamici, l'impero, diciamo, Mogul, quello che poi appunto diventa l'impero Mogul, e poi arrivano gli inglesi nel 1300. Arrivano alla fine 700, primi dell'800, e poi prendono, diciamo, il potere, il sopravvento intorno al 1857 col siege. Qua vedete appunto un'altra mappa di Delhi antica, dove si vede un po' una corrispondenza con la mappa precedente, perché c'è Siri, c'è Jenapuna, ha cambiato il nome, poi c'è Dilli, è cambiato, perché se guardate qui si chiama Old Delhi, e poi abbiamo qua Tughlakabad, e qua invece è un nome Tughlakabad, è diverso, e poi Shahjahanabad, però le altre città, Firozabad e City of Shershah, qua non si vedono. Quindi questo giusto per darvi l'idea di come sia poi complicato trovare un filo conduttore rispetto ai vecchi documenti, anche perché sono stati gli inglesi, bene o male, a introdurre una mappatura sistematica della città di Delhi. Era un metodo tipicamente occidentale di controllare. Nel momento in cui io faccio delle triangolazioni, conosco il territorio, ovviamente sono anche molto più in grado di controllarlo. Quindi si vede come ci sono delle mappe precedenti agli inglesi della città di Delhi, però abbiamo un espandersi delle mappature proprio a partire dal 1800. Ovviamente, come vedete, la città di Milano, giusto come confronto, si è espansa molto diversamente da Delhi, cioè non è una città fatta da molte città. Cioè Milano, per esempio, si è espansa in maniera concentrica, quindi a partire da un centro si è andata ad espandersi verso l'esterno. Qua vedete proprio come Delhi in realtà non si è espansa come Milano, ma si è espansa proprio per punti. Quindi questo è un primo punto di differenza e di grande caratterizzazione della città di Delhi. È una città di città.
E questa caratteristica che aveva sin dagli albori è qualcosa che ritroviamo anche oggi. Se andate a vedere la città di Delhi oggi, ha tutta una serie di città satellite, per esempio Gurgaon, Faridabad, Noida, sono tutte come città satellite che si sono costruite proprio intorno alla città principale. Qui vedete qualche schizzo. Ecco, questa forse è la mia mappa preferita per comprendere, diciamo, l'espansione della città di Delhi, per capire com'era, diciamo, in un periodo iniziale. Vedete che qua è il momento in cui arrivano gli inglesi, 1807, qua è una delle prime mappe, dove si vede che appunto al momento in cui gli inglesi arrivano, le altre città sono ormai completamente in rovina. L'unica è la cosiddetta settima città, la Shahjahanabad, la città di Shahjahan, appunto l'ultimo imperatore Mogul, dove appunto vedete qua c'è un insediamento, il Ridge, che è una sorta di altura, e Yamuna, il fiume che arriva, che chiude, diciamo, questo triangolo nel quale poi la città si sviluppa. Tutti questi piccoli puntini sono tutte i villaggi, quindi era un'area molto interessante, agricola, però con tutti questi villaggi che erano parte integrante del territorio. E la cosa più bella è che questi villaggi esistono ancora. Gli inglesi li avevano protetti con una linea che veniva chiamata l'Aldora, che gli dava una giurisdizione indipendente. Infatti adesso vi faccio vedere come si sono poi sviluppati. Qua vedete appunto la città antica. Non so, si riconoscono molto bene le differenze tra la città, diciamo, disegnata dagli inglesi e le mappe precedenti dei musulmani, dei mogul, che appunto non mappavano come mappavano gli inglesi, ma avevano delle priorità diverse. Per esempio, gli inglesi facevano delle mappe tutte basate sulla dimensione, ok? Chiesa grande anche nella mappa, oppure piccola casa anche nella mappa. Invece si riconoscono le mappe musulmane perché hanno un sistema di priorità diverso, che è basato sull'importanza e non sulla grandezza. Quindi piccola tempio molto importante, nella mappa è disegnato molto grande. Quindi è molto interessante anche come le mappe poi diventano un modo di interpretare un'espressione della cultura. Vedete come i musulmani qua dipingevano anche le facciate, quindi volevano che già dalla mappa fosse riconoscibile l'edificio, e la facciata era l'elemento che rendeva l'edificio più riconoscibile di tutti, cosa che noi, se guardiamo una cartografia occidentale, non abbiamo diciamo, la facciata come elemento principale. Forse appunto nelle mappe antiche, alcune mappe antiche lo avevano, ma erano più delle sorte di planimetrie. E vedete, questi sono i villaggi di cui vi parlavo. I villaggi avevano questa linea che era istituita dagli inglesi, che li rendeva appunto indipendenti. Tutta la città di Delhi ha questi villaggi, è punteggiata dai villaggi, e appunto qua ne vedete un esempio, villaggi diversi, alcuni con una moschea al centro, altri come in questo caso con un parco, ovviamente un tessuto molto denso, proprio di villaggio, con strade strette e tessuto molto urbano, molto denso. Ecco, questa era la situazione di Delhi post indipendenza, quindi una sessantina d'anni fa, e questo è quello come si sono trasformati questi villaggi. Quindi sono, diciamo, rimaste le stesse dimensioni delle strade, però si sono alzati gli edifici, quindi andando a intensificare, a densificare moltissimo queste zone. Vedete qua, capite che qua, questo è un villaggio, il villaggio di Kirki, all'interno dell'urbanizzazione contemporanea. Vedete che l'Aldora, quella linea che separava i villaggi, è ancora veramente molto visibile. Questo appunto è uno di quei villaggi che si organizzano intorno a una moschea. Quindi è ancora una realtà molto diversificata, e quindi fatta per parti. Dicevo che si sviluppa per città, per realtà urbane anche molto indipendenti. Ecco, i villaggi sono una di queste tante realtà molto indipendenti e appunto di estremo interesse, proprio perché sono rimasti bene o male con il sedime di più di 100 anni fa.
Qua vedete appunto una sorta di zoom della zona centrale. Ovviamente i due insediamenti principali all'arrivo degli inglesi erano questi villaggi e questa città di Shahjahanabad, ovviamente tutti con una caratteristica di area urbana pre-industriale, quindi tessuto molto denso. Ecco, qua vedete Shahjahanabad in una proiezione, questa è stata criticata per non essere particolarmente accurata, ma mi serve per farvi capire appunto com'era l'insediamento antico della città. Aveva le mura, aveva una moschea, quindi appunto si riconosce che era una città di carattere islamico, aveva il forte in questo caso, una strada che era la strada principale del bazar e poi una serie di vicoletti, bazar secondari e queste stradine con appunto la classica abitazione della Haveli, che è la classica casa a corte. Quindi questa è bene o male la città storica. Questa è un po' la vista, no? Di Delhi antica, con la moschea che è un elemento dominante. E questa è una delle ricostruzioni più belle, più accurate della città di Shahjahanabad, che fa capire com'era la città di Shahjahanabad prima dell'arrivo degli inglesi. Ovvero vedete qua il forte, che era anche questa considerata una piccola città nella città, vedete i giardini, delle zone più dense a costruzione, questa è la moschea, vedete i bazar, le zone del mercato, e un tessuto estremamente fitto con questo grande giardino in questa zona. Quindi questo è giusto per far vedere poi i cambiamenti che sono avvenuti nella città. Ovviamente gli inglesi in un primo momento vivevano dentro queste aree, in particolare qua ad Daria Ganj e in queste parti più alte. Qui vedete la moschea, vedete il tessuto molto fitto. E questa è Chandni Chowk, è questa strada, diciamo, questa strada principale che è l'arteria fondamentale della città di Delhi. Qua vedete, eccola qua, questa era com'era, diciamo, nel XIX secolo, e questa è come oggi. Ovviamente adesso stanno facendo un piano per cercare di togliere le strade da questa, scusate, le macchine da questa strada, ma è un percorso che credo che richiederà ancora un po' di tempo per essere messo a punto. Però questa, diciamo, è un po' il cambiamento anche che certi processi di inurbamento hanno portato. Ovviamente la città storica ha delle caratteristiche molto diverse rispetto alla città contemporanea. Era caratterizzata da mohalla, che erano appunto dei quartieri con delle particolari caratteristiche, per esempio dal punto di vista della vendita degli oggetti e così via. Quindi vedete appunto la divisione in mohalla in quartieri proprio con queste diverse colorazioni, quindi una organizzazione molto particolare. E ovviamente tutta questa città era caratterizzata dalle haveli, che sono queste case a corte. Erano case a corte che potevano essere molto grandi o piuttosto piccole, che venivano divise in zona maschile, quindi Gali è la stradina, diciamo, che fa entrare, consente l'ingresso nella haveli, Mardana di solito la zona più dedicata più maschile e Zenana la zona delle donne. Ovviamente erano strutture molto complesse quelle delle haveli, dove appunto c'era una vita, un sistema sociale molto molto ricco, che ovviamente non ho il tempo di stare qua a spiegarvelo in questa occasione, però dovete immaginarvi che tutta questa città era tutta innervata di tutte queste corti, cioè un ingresso di una haveli. Ovviamente famiglie, come dicevo, famiglie allargate, quindi una situazione in cui ci sono più generazioni che convivono negli stessi spazi. Ovviamente dopo il 1857, qua vediamo come gli inglesi, dopo aver conquistato l'India in toto a livello politico, quindi non essere più solo dei commercianti ed essere arrivati a Delhi, cominciano a insediarsi, qua lo vedete nella mappa in alto, cominciano a portare un accampamento militare. Ancora nel periodo del metà del 1900 stanno sia nell'accampamento militare sia all'interno della città antica e come vedete tutta la zona intorno a Delhi, quindi tutte queste aree erano aree di campo che adesso sono completamente costruite. E vedete che gli inglesi cominciano a portare all'interno della città vecchia alcune architetture proprio nostre che non appartengono sicuramente al gusto indiano, come per esempio l'Old Town Hall proprio in Chandni Chowk, che era l'arteria principale della città vecchia, e qua appunto vedete che gli inglesi importano tutta una serie di trasformazioni della città.
anche fuori dalla città vengono anche gli indiani, si ispirano ad alcune importazioni degli inglesi, costruiscono ville che appunto presentano capitelli corinziche o colonne o modelli un po' questa tipologia villa che non apparteneva assolutamente ai locali. E poi appunto a Delhi vediamo anche l'utilizzo di alcuni riferimenti palladiani, quindi architettura classica al 100% occidentale che viene appunto importata, così come viene importato il cristianesimo, quindi una religione che ovviamente non apparteneva né alla cultura musulmana né alla cultura pre-indo-islamica. Quindi il timpano, le colonne sono un linguaggio che è molto familiare a noi e che appunto non lo era assolutamente per gli indiani. Quindi qui lo vedete, qui St. James Church, questa è la posizione dove stava quella chiesa che vi ho fatto vedere. Ora non mi dilungo troppo, andrò un po' più spedita. Qua vedete un momento di grande cambiamento, e le mappe mi hanno consentito, diciamo, di trovare il momento di questo cambiamento. È la fine del 1900, quando dopo appunto la rivolta del 1857, gli inglesi decidono che Shahjahanabad era una città, diciamo, pericolosa, che doveva avere più facile accesso all'esercito, così da poterla tenere sotto controllo nel caso di un'ulteriore rivolta. E infatti vediamo come nell'873 quel bellissimo giardino che vi facevo vedere prima diventa la ferrovia, quindi tutto il percorso di inserimento della ferrovia e di tutti i collegamenti dell'India, quindi che hanno poi favorito tutta una serie di scambi, è proprio in questo momento, e una demolizione di quello che era ricchissimo. Vedete il confronto di come era il vecchio forte, quindi la sede dell'imperatore Mogul, e di come è diventato, dove appunto ci sono state forti demolizioni di tutta quest'area per poi insediare l'esercito anche all'interno di quello che era il forte. Quindi le mappe fanno capire, anche qua vedete l'insediamento che vi dicevo prima della zona militare in rosa, quindi si stabiliscono a nord della vecchia città. E qui vedete proprio le demolizioni, dove si collocano gli inglesi dopo aver preso diciamo controllo dell'India. Ricordatevi che fino al 1911 la capitale era Calcutta, quindi Delhi era diventata un po' una sorta di succursale, non era più la capitale come lo era durante l'impero Mogul. Vedete il primo ramo della ferrovia, che avrebbe potuto tranquillamente passare sopra, invece passa proprio dentro la vecchia città. E qui tutta la zona delle vecchie civil lines, le zone di residenza inglese e la zona militare. Quindi diciamo che si collocano, si sistemano piano piano, si allontanano, si distanziano dall'interno della vecchia città e vanno verso nord. Finché a partire dal 1885-89 il congresso comincia a fare atti di volontà di indipendenza dell'India e gli inglesi decidono di spostare la capitale da Calcutta, a riportarla a Delhi, pensando che questo avrebbe in qualche modo fatto sentire gli inglesi più vicini agli indiani. E qui a partire dal 1910-11 comincia il progetto per New Delhi, che è appunto la nuova capitale, l'ottava così chiamata dagli inglesi capitale di Delhi, che viene immaginata in questa parte rosa. La parte nera è Shahjahanabad, quindi la città che abbiamo visto fino adesso, quindi la città Mogul, e nella parte rosa viene inserita la città inglese. Ovviamente Latience e Becker sono i due responsabili che vengono chiamati a disegnare la città, ed eccola qua. Quindi questa è la vecchia città di Delhi, e in rosso vedete il nuovo progetto inglese. Quindi l'ottava città, che si aggiunge a tutte quelle precedenti, è una città con forti caratteristiche occidentali, è una città che è una città giardino, quindi molto poco densa rispetto alla vecchia città di Delhi, quindi a Shahjahanabad, e una città che riporta anche questi grandi viali per le automobili, cosa che appunto la città precedente non aveva assolutamente queste caratteristiche. Qua vedete c'è un centro, diciamo questi sono gli edifici del quelli in rosso, con un central vista, quindi anche in questo caso c'è la scelta di un grande asse portante di tutto l'intervento.
e qui vedete appunto la scelta di una residenza che è molto diradata, quindi è piena di verde, è molto ariosa, anche perché appunto per questioni di salute, di salubrità, non si voleva appunto costruire una città densa tanto come quella degli indiani, ma appunto il tentativo era di avere una città diversa, una città molto più diciamo ariosa e protetta dal punto di vista delle insidie, delle malattie e altro. Infatti la città di Old Delhi era vista come molto insidiosa proprio per le malattie. Ecco, qui vedete appunto le zone costruite sono soltanto quelle in nero, tutto il resto sono giardini. Quindi il modello della città giardino inglese è in qualche modo migrato e si è trasformato nella città di Delhi durante il periodo coloniale. Qui vedete un bungalow, un esempio di bungalow, che appunto non sono più le case a corte, ma si passa a un modello a villa, dove c'è appunto la casa senza corte e il giardino intorno. Quindi è come se durante il periodo coloniale ci fosse stata un'inversione del modo di abitare. Non si vive più all'interno di una corte, ma si vive all'interno di un giardino. Qua vedete appunto, non so a farvi gli esempi, andremo troppo nel dettaglio, però queste ville sono ville palladiane, sono ville assolutamente occidentali, quindi l'idea di questo classicismo che diventa un modello delle elite appunto o di coloro vicini, indiani vicini agli inglesi o degli inglesi trasferiti in India. Invece per gli edifici del potere gli inglesi scelgono un modo completamente diverso di costruire. Infatti proprio per calmierare le opposizioni degli indiani non si fa un'architettura classicista al 100%, ma si creano appunto delle forme di ibridazione culturali, come per esempio nella Viscera House, diciamo l'edificio portante di tutto l'intervento, vediamo non una cupola ma uno stupa, che era appunto una forma di architettura tradizionale buddista, oppure i chaggia, che sono queste specie di aggetti ombreggianti che venivano utilizzati nel Rajasthan, oppure l'utilizzo per esempio di materiali locali come la pietra rossa e arenaria o quella gialla, insomma tantissimi elementi che ci consentono di capire che gli inglesi facevano delle operazioni di aggiustamento, anche di immagine, quindi il tentativo di rendersi più accoglienti, però nel momento in cui dovevano vivere riportavano esattamente il proprio modello culturale. E appunto c'è una sorta di continuità per costruire New Delhi, ovviamente bisogna spostare i villaggi e le persone che vivevano in quest'area, nei villaggi di quest'area, e quindi si fanno tutta una serie di quartieri che sono poi diventate ancora delle microcittà di Delhi, che sono queste colonies che appunto cominciano durante il periodo inglese proprio come insediamenti per ricollocare gli indiani che vivevano nei villaggi dell'area di New Delhi. Ne vedete alcuni, appunto Carol Bagh, Jankpura, e poi appunto anche qui erano piccole case a un piano che poi oggi si sono sopraelevate, però li riconoscete perché non hanno diciamo le strade tortuose dei villaggi o di Shahjahanabad, ma hanno queste strade dritte che dimostrano proprio il fatto che si tratti di un impianto imposto tutto d'un colpo da appunto un ente come poteva essere CPWD. Qua vedete alcuni di questi interventi erano del governo, quindi erano per diciamo coloro che lavoravano per il governo britannico, infatti si riconoscono perché non sono costruzioni una diversa dall'altra, quindi non è un plot che viene dato a una famiglia, ma appunto si tratta di abitazioni costruite tutte di un colpo. E la cosa interessante è il momento di svolta nel post-indipendenza, dove appunto gli indiani diventano indipendenti, rimane la capitale di Delhi come capitale dell'India e permane questo modo di costruire che avevano inserito gli inglesi, di costruire per coloni, per quartiere. E infatti questi quartieri sono poi esplosi a partire dal 55-56 con le migrazioni, quindi con la partizione del Pakistan si è visto un grandissimo influsso di migranti, la più grande forse migrazione della storia, e questi migranti sono arrivati, diciamo che appunto
giusto per chi non lo sapesse, però nella partizione coloro che erano musulmani sono andati in Pakistan e coloro che erano induisti in Pakistan si sono spostati in India, e quindi tante case vacanti sono state rioccupate e tantissimi refugees, diciamo quartieri per i rifugiati, sono stati costruiti. Ed ecco che vedete, sono tutti questi insediamenti autonomi che punteggiano e costellano la città di Delhi. Qua ne vedete alcuni, case alcune sono rimaste, la maggior parte sono state sopraelevate, questa è una dei pochi, delle poche abitazioni rimaste del periodo immediatamente post-indipendenza. Immaginatevi grande povertà anche, perché l'elemento della povertà è un elemento che poi è stato fortemente condizionante anche per le situazioni attuali. Qua vedete, sono quartieri così autosufficienti, quindi abbastanza autonomi, con dei pattern ben identificati, con all'interno un mercato, magari degli ospedali, delle scuole e così via. Qua vedete che riconoscete che questa era la casa iniziale di questo quartiere, poi tutto il resto è cresciuto sopra. Quindi vedete altre, questa è una casa tradizionale, lo riconoscete perché nel periodo post-indipendenza c'è un utilizzo del modernismo molto spiccato. Ecco, c'è anche Le Corbusier che va a lavorare a Chandigarh, che dà un'impronta modernista, quindi l'utilizzo del cemento armato, nuovi modelli anche americani che entrano in gioco, e quindi di fatto anche delle forti contraddizioni. Si passa quindi da un modello inglese a un modello americano. Infatti qui vedete, vado avanti, perché qui vi faccio vedere solo qualche esempio, però per arrivare appunto qui Le Corbusier, le unità d'abitazione di Le Corbusier, che vengono di fatto riprese in questo caso nell'Indian Institute of Technology da Chaudhary, un indiano che si ispira al modello occidentale, quindi un modello occidentale che era prima britannico imposto e poi diventa volontario e più americano, o appunto diciamo il sogno americano del post-indipendenza, di andare a studiare in America o in Europa e poi tornare e costruire nel proprio paese. Quindi troviamo varie forme di ibridazione. Qui un architetto indiano che aveva studiato con Gropius, uno dei maestri del modernismo, tornato in India, crea questa forma di ibrido, un edificio scatolare apparentemente molto moderno, ma con tutti questi dettagli tipicamente del Rajasthan. E poi il master plan di Delhi è appunto fatto in collaborazione tra la Ford Foundation americana e Town and Country Planning Organization indiana, dove viene utilizzato Tukur, il metodo dello zoning, quindi l'utilizzo di aree diciamo monofunzionali che appunto vengono applicate e che ovviamente creano tantissimi problemi che adesso non vi sto a spiegare, ma questo serve per farvi capire che nel 62 Nehru, data la grande influsso dei rifugiati, in qualche modo decide che c'era la necessità di fare un nuovo master plan, quello che viene chiamata la nona città di Delhi, per regolamentare questa espansione. Ed è interessante come venga utilizzato di nuovo un modello occidentale nella creazione della città. Ovviamente poi questo master plan è stato aggiornato in varie occasioni, nell'82 e anche nel 2021, però di fatto il modello base di espansione rimane quello del 62. E quindi questa idea monozonale, ovvero questa idea che si espanda la città per zone monofunzione, in realtà ha dimostrato non essere assolutamente funzionante. Ci sono stati, appunto questo è quello che vi dicevo, la città di Delhi si è espansa per città, vedete come appunto si è ingrandita moltissimo negli ultimi anni, ma poi si è sviluppata attraverso questi insediamenti satellite, Gurgaon, Faridabad, Noida e Ghaziabad, ecco qui New Delhi e gli insediamenti collaterali, quali vedete, che sono poi adiacenti, quindi è un continuum urbanizzato. Faridabad, questi sono diciamo gli insediamenti satellite, e queste sono le costruzioni che vengono fatte nella parte di espansione. Quindi diciamo un'architettura globalizzata. A partire dal 91, dalla liberalizzazione, Delhi ha diciamo aperto le porte, specialmente in queste zone di frontiera si sono aperte le porte a questo tipo di costruzioni che sono estremamente uguali in tutto il mondo, quindi delle costruzioni in vetro acciaio molto poco adatte al clima,
Quindi l'idea di un modello straniero applicato tout court in loco che non necessariamente ha dato dei buoni frutti anche per la questione del consumo energetico e appunto per le questioni ambientali. Diciamo un panorama delle periferie di Delhi che ricorda moltissimo le periferie di tantissime altre parti del mondo. Appunto, come dicevo, poco adatto al clima e al calore, vetro e acciaio, utilizzo di aria condizionata e grande dispendio di energia. Ovviamente zone con questi vetri acciaio che tengono poi fuori diventano case carissime che non consentono un'integrazione reale delle zone povere e quindi poveri, una distinzione sociale, i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi e questo con una classe media che si assottiglia. Ovviamente il problema delle automobili, del traffico che vi dicevo che è estremamente pressante. Aria assolutamente irrespirabile, questo ve lo garantisco, sono scappata proprio a causa della difficoltà dell'inquinamento e appunto soluzioni alternative rimaste inespresse e con questo chiudo come il Local Area Plan dove erano stati fatti degli studi straordinari per cercare di contrastare il master plan americanizzato e fare dei piani ad hoc per aree e quindi andando a studiare diciamo contrastando quello che era il master plan mono area e andare a fare degli studi puntuali sulle varie aree per cercare di diciamo prendere atto dello stato di fatto di diversificazione funzionale esistente e quindi andare partendo dallo stato di fatto fare un master plan bottom up invece che top down, quindi a partire proprio dalle esigenze locali e dalle cose che ci sono già in loco invece che imporlo dall'alto e quindi poi non avere nessuna capacità di controllo e di diciamo di constatare l'efficacia di un piano diciamo portato dall'alto verso il basso, che ovviamente ha provato a non essere assolutamente efficace. Ecco, io sono andata molto lunga, però vi ringrazio molto, è veramente molto difficile riuscire a dare un quadro della città, vista la complessità dell'argomento, però spero insomma che la cosa vi abbia interessato. Grazie moltissime. Non so Denise, adesso se vogliamo... Eccoci, sì, grazie mille Pilar per questo interessantissimo viaggio nella città di Delhi e anche per la tua presentazione che credo abbia toccato molti temi che magari possiamo discutere insieme in questi minuti di dibattito in cui raccogliamo anche delle domande dal pubblico che sono arrivati. Credo che alcuni dei temi... Innanzitutto uno dei temi più importanti che hai toccato è appunto questo concetto di ibridazione culturale che appunto hai cercato di spiegarci attraverso le mappe e volevo appunto chiederti di magari se ti andava di approfondire un attimo questo concetto soprattutto sulle dinamiche dell'ibridazione e di dialogo tra appunto tradizioni architettoniche, hai parlato appunto di una tradizione inglese di imposizione, ma anche di traduzione, nel senso di come certi modelli sono stati tradotti e assimilati in loco nel momento in cui le culture si incontrano. Quindi volevo appunto chiederti se volevi un attimo approfondire più questo tema della direzione di questo dialogo tra culture e il significato che questo ha in epoca attuale, cioè nell'epoca di un mondo globalizzato, ecco. Grazie. No, credo che appunto il discorso dell'ibridazione culturale Delhi sia un modello di questa ibridazione, lo è perché in tutte le fasi in cui ha avuto grandi scambi con l'altro, con un'altra cultura, di fatto ha per certi versi assimilato moltissimo della cultura straniera. Infatti, se guardiamo per esempio anche ai musulmani, per esempio, i musulmani sono di fatto uno straniero che però in qualche modo è stato integrato a tal punto nel subcontinente indiano, tanto che il Taj Mahal, che è un prodotto della cultura mughal, è diventato il simbolo dell'India. Quindi diciamo che in tutta non soltanto Delhi è un ottimo specchio di quello che è capitato all'interno di tutto il subcontinente, però appunto il tema
tema dell'ibridazione, cioè questa capacità che di fatto ha l'India di assorbire una cultura altra, è veramente molto preponderante. Adesso non ho le immagini, però per esempio si parla sempre di cultura indo-islamica, per esempio nel caso del periodo Mogul, quindi questa idea che la cultura pre-indo-islamica di fatto si è lasciata ibridare dalla cultura islamica e viceversa, cioè è sempre un processo a doppio senso, dove in fondo la cultura Mogul ha preso, anche banalmente per il fatto di utilizzare artigiani locali che hanno in qualche modo anche in maniera indiretta importato alcuni simboli o alcuni elementi della propria cultura, per esempio nelle moschee musulmane. E poi non solo, indo-islamica durante il periodo musulmano, ma poi indo-saraceno, cioè tutta una corrente di architetture durante il periodo britannico che si definiscono indo-saracene, che sono un interessantissimo mix di elementi gotici, romanici, occidentali con alcuni elementi invece prettamente appunto musulmani o precedenti o pre-indo-islamici. Quindi di nuovo anche durante il periodo inglese si trovano queste forme di ibridazione culturale e successivamente di nuovo anche nel periodo post diciamo post indipendenza ancora il modello americano, il modello occidentale rimane sottofondo come un punto di riferimento, però poi abbiamo tutta una serie di architetti di incredibile interesse, come possono essere Doshi, Correa, vi nomino solo i più noti, però Rush Reval, Menon stesso, che hanno fatto un'operazione di integrazione tra una cultura, diciamo, moderna e invece un'influenza locale. Quindi, diciamo, l'ibrido è qualcosa che è proprio connaturato. C'era Padurai, che è interessantissimo in questo suo libro Modernità in polvere, dove parla del cricket, che non ha niente a che fare con l'architettura, ma dice, in fondo, è una cosa di importazione che ormai è più indiana che inglese. Quindi questo, in fondo, forse è anche un esempio che fa capire quanto poi la cultura indiana, tra virgolette, perché poi appunto non si può parlare di una cultura indiana unitaria, però sia stata in grado di appropriarsi dello straniero. Grazie. Clara, volevo iniziare a raccogliere alcune domande che sono arrivate dal pubblico. Allora, la prima domanda è di Mila Bertineschi, che chiede appunto la tipologia di abitazione ad aveli in periodo precoloniale era diffusa uniformemente in tutto il continente, quindi se vuole dire di, ecco, come si è sviluppato questo tipo di abitazione. Adesso, uniformemente è difficile da dire, perché appunto bisognerebbe aver fatto degli studi campioni su tutto il subcontinente, cosa che io non sono stata in grado di fare, ma in realtà la Haveli è una tipologia, diciamo, è la tipologia predominante all'interno di tutto il subcontinente, bene o male con differenze, però la ritroviamo da Calcutta a Chennai, a Mumbai, a tutta la parte del Rajasthan piuttosto che a Delhi. Quindi sì, direi che tendenzialmente è una tipologia che è riconoscibile come una tipologia pre-coloniale, abbastanza uniforme, poi ovviamente con differenze. Ok, poi invito il pubblico a lasciare le domande attraverso i canali e li raccogliamo man mano. Nel frattempo volevo farti un'altra domanda. Durante la tua presentazione appunto hai toccato questo discorso del tema della conservazione e del patrimonio e volevo riagganciare questo discorso a un progetto di ristrutturazione attualmente in corso nella città di Delhi anche in questo periodo di pandemia, che è il progetto di ridefinizione dell'area della Central Vista che hai fatto vedere nelle tue mappe, che è in corso, anche abbastanza piuttosto controverso. Quindi è questo appunto
progetto di ridefinizione di un'area amministrativa voluto dal governo attuale, che va a toccare un'importante zona per il patrimonio storico della città. Volevo un attimo chiederti se volevi appunto spendere due parole su questo progetto in corso e riagganciarlo appunto a questo discorso di conservazione e il significato e l'impatto che ha, che avrà questo progetto quando sarà concluso. Sì, la scelta, appunto, il governo Modi comunque ha fatto varie scelte, anche a Varanasi ha fatto un progetto comunque di ridefinizione, insomma, diciamo che l'architettura e la pianificazione urbana sono al centro del ciclone dell'India contemporanea, tutto il progetto per esempio di rinnovamento di Smart City, del concetto Smart, insomma è uno dei temi, dei grandi temi del governo Modi. Diciamo che appunto conservazione, cioè che cosa fare del patrimonio, è un tema piuttosto spinoso, perché diciamo che la conservazione del patrimonio porta con sé un'eredità ancora molto forte dell'Archaeological Survey of India, che era un'istituzione che è stata introdotta da parte degli inglesi, che operava un po' come si opera in Inghilterra, con un po' un'idea raschiniana di conservare il manufatto così com'è, quindi farci un bel prato intorno, mettere un recinto e dichiarare quel monumento intoccabile. Ovviamente questo sistema, che funziona bene in Europa, dove appunto l'idea della materia intoccabile, l'idea del manufatto storico che appunto va mantenuto così com'è, mal si concilia con altre filosofie diverse, visioni indiane, e infatti per esempio INTAC, la Indian National Trust for Cultural Heritage, di fatto voleva introdurre un nuovo modo di conservare i monumenti. Quindi la lista stipulata dall'Archaeological Survey of India è rimasta tale quale, quindi con alcuni monumenti protetti, ma c'è tantissimo del patrimonio storico indiano che è rimasto fuori da quella lista. E quindi altre diciamo istituzioni come l'INTAC si sono ingegnati per cercare di proteggere il resto del patrimonio storico, ovviamente adottando un metodo più indiano, diverso, quindi con l'idea che si possano toccare quei manufatti, basta che si utilizzino le stesse tecniche, però forse vale la pena di riutilizzarli, di renderli vivi, perché forse il miglior modo di conservarli è utilizzarli. E questa è una visione, diciamo, che già crea una spaccatura nel modo di affrontare il tema della conservazione. Poi l'archeologia recente, cioè tutti quelli che sono i monumenti più recenti, tutto il moderno che è stato costruito post indipendenza è assolutamente dimenticato dalle politiche di conservazione. Qua noi abbiamo archeologia industriale, protezione degli edifici moderni e così via. Là rimane un buco rispetto alla protezione di questi monumenti. E Modi ovviamente opera in maniera molto invasiva rispetto a quella che è un'eredità dichiarata, hanno cercato di renderla, di proteggerla con UNESCO, la città di New Delhi e Old Delhi, non ci sono riusciti perché ovviamente per l'UNESCO ci devono essere delle regole molto precise anche di conservazione, come avete visto nelle prime immagini, cercare di conservare la città di Delhi è veramente un'impresa, anche perché poi ognuno fa un po' quello che gli pare. E questa idea nuova di Modi di imporre, di trasformare quello che è in fondo un simbolo, ma un simbolo non neanche più di una colonizzazione, perché appunto quel colonialismo è diventato parte integrante dell'India contemporanea, quindi trovo che sia un'operazione piuttosto azzardata e forse poteva essere fatta in modi diversi. Ok, è arrivata nel frattempo un'altra domanda da parte di Laura Oliverio, che chiede appunto: le altre città indiane hanno subito analogo mutamento urbanistico? Sì, sì, molto, diciamo che c'è un trend che è crescente, che diciamo appartiene un po' a tutte le megacittà indiane, quindi questo spostamento dalle aree rurali alle città,
Infatti sto facendo uno studio, lavoro con un trust di villaggi, ho fatto tante visite campione nei villaggi indiani e appunto bene o male si ritrova un po' lo stesso processo, quindi aspirazione verso la città e spostamento di masse di persone che vivevano in aree rurali nelle periferie cittadine, con tutti i problemi conseguenti, insediamenti informali, mancanza di servizi e così dicendo. Quindi sì, purtroppo è accentuato a Delhi essendo la capitale, ma è qualcosa che si vede anche in altre parti dell'India. Vediamo se arrivano altre domande. Io avrei un'altra curiosità da chiederti, ne approfitto di questa finestra di tempo, per chiederti un attimo come viene declinato il discorso della sostenibilità a fronte di di processi di urbanizzazione di questo tipo, di questa scala, come la capitale a Delhi. Purtroppo il tema della sostenibilità è un grande problema, infatti ci sono tanti piani per rendere il tutto più sostenibile, ma il piano che sembra essere sostenibile di fatto è insostenibile per la scala, cioè diventa praticamente impossibile controllare, a parte che non è un regime ma una democrazia, quindi appunto diventa molto difficile imporre dall'alto. I cinesi di fatto sono riusciti a controllare l'inquinamento anche grazie ha di fatto un sistema politico che consentiva l'imposizione di alcune regole. Nel momento in cui tu non puoi imporre, ovviamente se non puoi imporre sulla libertà individuale, il fatto che tu faccia dei fuochi d'artificio, usi la macchina, poi più di tanto non riesci a controllarlo. Quindi di fatto è uno sforzo comune, quindi deve partire dall'individuo il cambio radicale della sostenibilità, perché trovo che si possono fare dei miglioramenti, per esempio il miglioramento della metropolitana, quindi non utilizzare la macchina, migliorare la metropolitana, ma appunto vedo che siamo ancora molto lontani da fare, perché ci vuole un cambiamento proprio di mentalità e questo è molto lontano dall'essere raggiunto. Allora, per ora arrivano molti complimenti, Pilara, per le domande. Vediamo un po' se ne arriva qualcuna nel frattempo. Volevo ancora chiederti, appunto, all'interno di questo contesto in cui appunto il discorso sulla sostenibilità appare difficile da affrontare, se volevi spendere due parole sul progetto delle Smart Cities, che comunque è stato un punto importante anche del governo attuale, anche di promozione di un certo tipo di concetto di sviluppo delle città. Il problema del tema smart ci riporta a bomba al discorso precedente, cioè all'idea di un'aspirazione verso un modello straniero, altro, cioè di nuovo un'imposizione dall'alto di soluzioni, quindi l'idea di trovare, di applicare una soluzione dall'alto, senza in realtà partire dal basso, perché le soluzioni devono essere trovate a partire dall'analisi del contesto reale, cioè l'idea di ipotizzare una soluzione magari fantastica, però non necessariamente fatta a regola d'arte per quel particolare contesto, ha dimostrato di non dare degli ottimi frutti. Quindi il tema smart, che è un tema estremamente tecnologico, che è stato messo a punto in un mondo occidentale diverso, con una situazione di sviluppo differente, con problemi differenti, ovviamente rende il tema smart applicato al contesto indiano probabilmente inappropriato. Probabilmente l'idea, per esempio, del local area plan, il fatto di studiare la situazione attuale, di partire da delle situazioni attuali per trovare delle situazioni di soluzione reale dei problemi, quindi partire proprio dai problemi è molto più efficace che ipotizzare soluzioni smart, dove appunto non c'è proprio la base per arrivare a quel tipo di soluzione. Quindi trovo che sia anche lì un po' inappropriato l'utilizzo della soluzione to cure nel contesto locale. Nel frattempo è arrivata una domanda da parte di Elio Vera, che ti leggo, quindi interessante, è un tema che non conoscevo, può dire qualcosa di più della capacità di assorbire lo straniero? Si tratta di quello che noi chiameremmo un'integrazione o un concetto culturale diverso?
No, è una forma di integrazione, è una forma di integrazione e anche di assimilazione, quindi acquisire, assorbire appunto qualcosa che è altro e farlo proprio, tanto che poi diventa parte dell'identità culturale stessa dell'altro. E forse questo rapporto tra integrazione e identità, cioè l'integrazione è così prepotente da diventare parte dell'identità dell'altro, e questo rapporto trovo che sia di grande fascino. Bene, allora se non arrivano altri commenti nei prossimi minuti, ecco, ne è arrivato un altro, perfetto, quindi da parte di Laura Oliverio. Pilara, quanto la sua concezione urbanistica e culturale di Delhi è cambiata dopo aver vissuto 10 anni in India? Qual è la sua idea appena arrivata nel paese? No, la prima idea era di grande sgomento, perché finché non ho mappe, l'ho pubblicato proprio per tutti quegli studiosi che come me volevano avventurarsi all'interno del paese a Delhi, perché davvero come uno straniero che non è mai stato a Delhi, riuscire a ricostruire la storia è veramente molto complesso, perché le mappe appunto che ho trovato non sono, diciamo, comodamente collocate in un archivio dove uno va e le trova, cioè sono appunto mappe che non avevano trovato neanche gli studiosi che avevano studiato Delhi, erano indiani e lavoravano lì da 60 anni, quindi diciamo che è cambiata molto, perché piano piano sono riuscita a ricostruire un pezzetto alla volta con una quantità di contributi più diversi, quindi dall'uomo dell'archivio con cui bevevo il caffè, che mi ha fatto lo schizzo di com'era Delhi, all'architetto, alla persona dello slam, ai dibattiti, cioè veramente estremamente complesso, e dopo 10 anni penso di non saperne assolutamente nulla, quindi questo, la sensazione è che dopo 10 anni sento proprio che la mia conoscenza della città è veramente scarsa, anche perché c'è tutto un tessuto di storie orali, per esempio, di Delhi, ricchissimo. Quindi in realtà la mappa, il documento è solo un centesimo di quello che uno può capire del luogo, perché poi ci sono tutte delle storie orali sui quali stavo cercando di fare delle ricostruzioni che vanno a sovrapporsi a questa storia invece di documento. Quindi trovo che appunto difficile, difficilissimo. 10 anni, e 10 anni dico che sono proprio il minimo indispensabile per aver avuto un'idea, ecco, tutto lì. Sempre un'altra domanda da parte di Laura Oliverio: cosa l'ha spronata davvero nella sua instancabile ricerca? Il luogo, l'affezione delle persone, l'ho trovato un luogo, un posto incredibile. Cioè, credo che tutto, ogni volta, non solo andare in macchina e farsi portare, perché poi appunto c'è sempre un autista, qualcuno che guida, perché la guida sarebbe impossibile per uno straniero, solo passare del tempo al finestrino, quelle ore di traffico e vedere ogni minuto una cosa stravagante che non ti saresti mai immaginato, è la cosa che, diciamo, motiva a fare tutta questa fatica. Una soddisfazione incredibile, proprio un paese che ti fa o lo ami follemente oppure scappi a gambe levate. Io volevo farti un'ultimissima domanda, sempre collegandomi a questo discorso della ricerca sul campo, perché parte del tuo materiale l'hai raccolto anche in archivi privati, quindi volevo magari appunto chiederti la mappatura, diciamo, di questi luoghi da dove poi sei andata ad attingere il materiale, se magari conosciamo magari gli archivi pubblici più noti. Volevo un attimo chiederti dove ti ha portato la ricerca per quanto riguarda gli archivi privati, quindi penso tu li abbia trovati tramite incontri con persone, appunto come ci dicevi, attraverso conversazioni. Senza questo professore, diciamo che è stato come un secondo padre per me, perché non solo mi ha accolto a casa sua con la moglie e la figlia, che sono diventati come dei parenti, proprio senza dubbio, è come una seconda famiglia,
senza, diciamo, quell'esperienza di 80 anni di studi, di esperienza a Delhi, di conoscenze, non sarei riuscita a fare assolutamente nulla di quello che ho fatto. E appunto è tutta una combinazione di ricerca negli archivi, conoscenze, quindi random in qualunque occasione di conferenza, cioè grande apertura. Te, Denise, lo saprai bene, ma cioè, nelle conferenze, nei luoghi culturali, c'è cioè una grande apertura al dialogo, al dibattito, al fatto che per passaparola si sa che quella persona in realtà ha fatto quella ricerca, quell'altra persona sa che... Quindi è un lavoro di contatti e di relazioni incredibile. Cioè, devi molto amare lo stare con le persone, conoscere, andare a parlare, passare ore, pranzare con le persone, cioè è tutto così, una persona dietro l'altra che ti consiglia e così 10 anni sono volati. Bene, purtroppo non ci sono rimasti molti minuti, quindi purtroppo dobbiamo concludere questo incontro che è stato davvero molto interessante e volevo appunto ringraziarti a nome del Centro di Cultura Italia Asia per questa occasione che ci hai regalato per conoscere un po' di più l'India attraverso la sua storia urbana e in particolare quella della sua capitale. Quindi grazie di cuore Pilare e grazie anche a Ferruccio Capelli per averci ospitato e aver accettato la nostra proposta. Io volevo ricordare al pubblico, perché ci volesse seguire in questo percorso, che il prossimo appuntamento avrà luogo il 17 maggio con un incontro sulla Bangkok, Yangon e Jakarta, 3 metropoli di riferimento nel sud-est asiatico, sempre le 18 nella solita modalità. Quindi con questo invito a continuare a seguirci in questo viaggio in Asia, ringrazio il pubblico che ci ha seguito, Pilare, nuovamente la Casa della Cultura. Grazie a tutti. Grazie mille. Arrivederci.